su questo secondo me il tema fondamentale è. No, mi sa che mi piace molto l'idea del bene pubblico, del bene comune, no? Bene comune. Sarebbe bello che questo discorso del bene comune nella cultura ispirasse una nuova forma di rapporto tra pubblico e privato. Io non credo che il problema del bene comune sia quindi va gestito dalla pubblica amministrazione, perché secondo me il Sembra rischio. però, sembra che sia quello, no? Invece, Tra gli bravo. operatori, se non Invece non poco, è, cioè. qui, questo bisogna fare attenzione secondo me, perché in un quadro di regole da servizio pubblico, in un quadro di regole da tutela dell'interesse collettivo, il modello organizzativo attraverso il quale quella cosa si gestisce può essere sia pubblico che può essere anche privato. Ti faccio un esempio Sì. per tutti. In questo momento stanno tutto il tema dei gestori. Tu immagina questo, noi abbiamo un patrimonio ovviamente impressionante che non si esaurisce nel museo, nella biblioteca, si configura in un patrimonio di luoghi di cultura interessantissimi, di cui tutte le nostre città, tutti i nostri borghi sono pieni. Bene, quel demanio è impensabile che possa essere gestito, ma gestito è già una parolona, tenuto aperto dalla pubblica amministrazione. A, per un problema di soldi, B, per un problema di competenze. E allora lì io ci vedo un rapporto interessante col privato. Perché no? Il privato, e qui il tema è bene comune, andare a, con progettualità, con capacità che non appartengono al pubblico, andare a gestire, a ridare vita e vitalità a questi luoghi che rimangono la maggior parte delle volte chiusi, se sa manco che esistono, metà dei comuni non hanno neanche il censimento di questi beni qui. Perché non? Perché questo sarebbe un'operazione di restituzione alla collettività importante, dove tu hai assolutamente la possibilità di essere un'impresa, profit o non profit, che con quel bene fa attività di impresa, ma il fare attività di impresa non significa farlo. E non c'è un trade-off tra l'essere impresa e tutelare l'interesse collettivo. Tu puoi essere impresa e tutelare l'interesse collettivo. Per assurdo, un'impostazione ideologica che dice bene comune uguale organizzazione della pubblica amministrazione, con le condizioni di adesso, significa, secondo me, condannare invece la tutela dell'interesse comune, perché poi finisce e quella roba rimane chiusa invece. Scusate, però queste cose degli spazi, cioè basta andare ovunque veramente, anche in alcune cose in Italia, ma soprattutto in Europa, la famosa Europa, dove vedi, Essen al momento ha recuperato un gigantesco ex industria per fini culturali, Potsdam c'è un gigantesco con i famosi fondi FESR. Che per esempio in Lombardia, io dico Lombardia perché è un panorama che conosco di più, non vedi bandi FESR per progettualità di recupero culturale. Non, cioè, sono finanziamenti europei, ogni paese li gestisce in modo autonomo. La Puglia invece li ha gestiti in modo diverso e ha creato i teatri di Laboratori urbani, tutto quanto. urbani, teatri didattici, eccetera, eccetera. Cioè, secondo me basterebbe anche su questo tema del bene pubblico, poi le fidi erano privati. Bravo, cioè il tema è proprio lì, cioè secondo me il rapporto, Scrivere meglio sti bandi. nel rapporto, qui bisogna che ognuno fa il mestiere suo, come dire, no? Cioè nel rapporto, detto che è un bene comune, nella tutela dell'interesse collettivo, nella migliore quindi gestione di questo bene comune, è un problema di allocazione di responsabilità da una parte e quindi di investimento sulle competenze all'altra. Che voglio dire? Voglio dire che a quel punto il mestiere della politica, il mestiere della pubblica amministrazione non è gestire, ma è saper pensare e scrivere magari progettualità coerenti a un certo tipo di politica, per dare che cosa? Spazi possibili a chi quella cosa la deve saper gestire. E questo è il passaggio. Noi invece ci troviamo e continuiamo pure a fare i corsi di formazione, per assurdo, che formiamo i sovrintendenti e fai manager. Ma forse sarebbe meglio che è come se io apro un'azienda domani mattina in India e siccome l'ho aperta in India faccio studiare tutto il mio personale in indiano. No, me compro un indiano, faccio prima. Non so se ho reso. Non c'è né Sì. tempo né una riconfigurazione così radicale delle competenze, è una stupidaggine. Quelle cioè, sono scienziati, hanno una vita dedicata a certe cose. Cioè, allora il tema è ognuno al posto suo, nell'interesse dell'interesse collettivo. Allora,
non c'è il fatto che faccia io pubblico non significa garanzia di nulla, e questa la storia l'ha dimostrato. Ciò che garantisce l'interesse collettivo è un quadro di regole certe dove ciascuno fa il pezzo suo. Io credo che l'investimento vero vada fatto per esempio nella capacità delle direzioni regionali, ministeriali eccetera, di intercettare e costruire progettazione forte anche con fondi comunitari per ricadute territoriali. Al momento della gestione può essere un momento in un quadro di regole certe di accountability, di trasparenza, di valutazione, quello che vuoi tu, può essere veramente privato, anzi forse lo deve essere, lo deve essere. Guarda, tra l'altro su questo il sistema della per assurdo, no? Le regole stanno più avanti della prassi. Per esempio in questo momento tutto il mondo della concessione dei servizi e quindi anche della concessione di questi luoghi prevede anche la possibilità di operazioni cosiddette di project financing, si chiamano, cioè tu privato, io posso bandire, forse il Comune di Cagliari lo farà se ci sono dei spazi. A questo punto io ho due alternative, tu c'hai vari modi di essere assessore alla cultura. Oggi un assessore alla cultura antico che faceva pure il direttore artistico. Esatto. Classico. Ok? E gli ha preso questa cosa. E questo quando io dico ognuno facesse il pezzo suo. Chissà, a Cagliari succede così. No. A Cagliari, cioè, dico che storicamente l'evoluzione, che però non è storica, nel senso in molti posti a macchia propaganda ancora si fa. Tu c'è l'assessore alla cultura che si è svegliato la mattina e ha detto adesso faccio il direttore artistico, organizzo gli eventi. Questa è in fase 1. Poi è il modello peggiore di questo mondo proprio, perché invece tu invece organizzare eventi devi scrivere i progetti per prendere i soldi, oppure devi creare gli accordi perché poi ho degli istituti di credito che cofinanziano con te certe attività della città, cioè devi fare governance. Noi abbiamo avuto, bisogna capire che questo da uno stato gestore dobbiamo passare a uno stato regolatore, ok? E allora senza farsi sudare le mani, tranquilli, sappiate che è un mestiere più difficile. Cioè da tanti soldi che c'avevo, che davo a pioggia, oppure gestivo io, sono passato in un mondo in cui io pubblico, ho meno soldi, per cui devo dare a quelli che se lo meritano, non posso più gestire, ma devo creare regole perché gli altri gestiscono bene e devo avere l'interesse collettivo. Questo però è la strada, cioè non è che ci sono alternative. Allora dicevo, oggi come oggi, che cosa si può fare? L'assessore 1 è quello che fa il direttore artistico. L'assessore 2 è quello che non fa il direttore artistico, però decide la politica forte della città, cioè entra, dice, allora, quello spazio ci si fa arte contemporanea, in quello spazio ci si fa, museo presto etnografico, là un spazio per i bambini, secondo passaggio. Terzo passaggio. E questo, il secondo passaggio com'è? Il secondo passaggio è, allora, se la pubblica amministrazione avesse gli strumenti, quando ha gli strumenti per valutare davvero la fattibilità, che lì va bene il contemporaneo, va bene a me, tutto sommato. Il problema qual è? Che quelli decidono che lì va fatto il contemporaneo come? Sulla base di che? Brainstorming? Sulla base di che? Su base di quale analisi di contesto? Sulla base di quale condizioni di fattibilità di quel posto? Sta in piedi? Perché sai, non c'è più, oggi come oggi, non più pensare, dici, apro, tanto poi c'ho i soldi, ma che vado a finanzio. No, secondo me non è così. Se lì c'è il contemporaneo, ma con quel contemporaneo, con quella struttura di costi, è impensabile che tenga, dico una stupidaggine. Tu devi sapere ex ante. Se non lo sai, facciamo una cosa. Fai decidere anche agli altri. E questo è il terzo passaggio, che è il vero forse tema del partenariato privato. Cioè, e se fosse il mondo che c'è fuori, qui il bene comune, perché non è solo tuo, non è solo la pubblica amministrazione, è anche mia quel posto. E se fossimo tutti insieme a ragionare su che cosa va fatto in quel posto e a dimostrare che cosa è possibile farci, questa cosa che sembra utopia è assolutamente fattibile, è che la loggia del project financing. Oggi la loggia del project financing, portata alla concessione dei servizi, dice si possono dare in concessione servizi su promotori, su spinte di promotori privati, cioè faccio una gara in cui tu privato, altri privati presentano la propria progettualità per gestire quel posto, ma non con sogno nel cassetto, con le sue fattibilità, dimostrano qual è, presentano il partenariato, che c'è un po' la logica della progettazione comunitaria, no? Per cui esprimono progettualità, l'amministrazione sceglie sulla base della fattibilità dell'opportunità quale progettualità è più forte e va a gara, seconda fase, quella progettualità, dove ovviamente chi l'ha promossa ha un punto di vantaggio rispetto agli altri, ma è una fase questa cosa qui, che è la classica logica del project financing per i lavori pubblici, che c'è la metropolitana, storicamente con
quella che in altri mondi è un po' il nuovo costrutto della relazione tra pubblico e privato. In altri settori ci abbiamo, in altri settori abbiamo il dialogo competitivo, no? Cioè io inizio da te, poi tu privato mi apporti su questo, che creo le modifiche e lavoriamo insieme sull'elaborazione progettuale. Io credo che questa è la nuova stagione del rapporto pubblico-privato per il bene comune nel nostro settore, un po' perché è giusto, un po' perché è comune, eh? E siccome è comune, è comune, non è dei templari dello Stato, la difesa, e noi che siamo un po' figli di buona donna, cerchiamo di approfittarci, questo è un costrutto non, relazionale non più possibile, è un bene comune, e in quanto bene comune, insieme si prova a gestirlo nella tutela dell'interesse collettivo. Il quadro delle regole c'è, quello che manca è la cultura della cultura, cioè manca probabilmente... Insomma, nuovi qua, sono nuovi quadri di riferimento, e quindi non è solo il pubblico che magari è impreparato, anche spesso il privato, è un privato che poveraccio è stato abituato a essere imprenditore fino a un certo punto, perché beccava una convenzione, una concessione, c'è stato 12 anni dentro, insomma, non è proprio diciamo un imprenditore, un DNA da imprenditore, no? Quindi, c'è il rischio. Diciamo che, ecco, quindi come dire... il rapporto a due chiede un'evoluzione della coppia in cui tutti e due devo dire che devono prendere misure con questo tema, ma comunque è un tema, possiamo soltanto rinviarlo come problema, ma è un problema reale. Banalmente, fra 5-6 anni tu avrai, parlo del ministero solamente, tu avrai dipendenti pubblici del ministero, quindi persone del ministero in caduta libera da un punto di vista dei numeri e delle teste, perché vanno in pensione quasi tutti insieme, perché fu un'altra, ok. Bisogna dire che tu non c'hai proprio le risorse umane, no finanziarie, per gestire tu certi posti. Quindi andremo sempre di più verso processi di concessione, di esternalizzazione, un po' la logica del global service, quello che in Francia avviene anche nei musei stessi, cioè avrai sempre più pezzi di organizzazione gestiti da terzi strutturalmente. Il problema qual è? Che se questa, perché questa non sia una privatizzazione, questo è il punto. Non è la forma giuridica che fa la privatizzazione, è la logica che non riesco a tutelare che può essere la privatizzazione. Cioè io per assurdo sono convinto che ho fatto più privatizzazioni in passato nascoste che facendole così. Se oggi come oggi un ministero o un'amministrazione crea una fondazione di cui perde completamente il controllo e quindi lì dentro si fa quello che decidono insieme di fare i partner, beh in fondo allora questo, lì si rischia la privatizzazione, cioè ho rischiato di rompere il legame forte tra responsabilità pubblica, gestione del bene, tutela dell'interesse collettivo. Ok? Quindi io su questo starei molto attento, eh? Cioè il tema è fatto bene a dirmelo, perché io più di una volta mi è capitato di rifletto, ma non, poi appunto non è sempre facile dialogare su queste cose. Il discorso del bene comune nella cultura va portato avanti in maniera prepotente, ma le conseguenze logiche non devono essere quindi gestisco io il pubblico, no, ma perché tanto non, siccome tra l'altro non è sostenibile, e sì, ma c'ha le competenze per farlo, non vogliamo veramente questo, non vogliamo l'economia che nasca, cioè, e non faccio grossa economia se poi non ho spazi nuovi di impresa, di imprenditoria, eccetera. Rischio un rapporto di fidelizzazione storico per cui il pubblico fa e al privato fa fare qualcosina sulla base di piccole erogazioni che magari neanche ci sono più. Quindi bisogna chiedere al disegnatore di disegnare la quinta vignetta quindi anni 2010, esatto. Bene comune. Esatto, il tema dovrebbe essere bene comune. Quindi forse bisogna partorire qualcosa, forse sì. Potrebbe esserci un bambino, qualcosa così, che andrebbe a pensare che in effetti ancora non hanno, diciamo, non c'è stata l'unione di fatto, forse andrebbe pensata all'unione di fatto, che in fondo ripensandoci tutte quelle vignette raccontano ancora di, diciamo, un approccio. Va bene. Io direi che è fantastico così, non facciamo la frase della valutazione che, no. Che è già comunque emersa e secondo me è troppo tecnica. No, così siamo rimasti sui discorsi più generali. Sì, no, va benissimo. Basta parte finale del bene pubblico, del bene comune.